Bella Orridi, oggi parliamo di matriarcato. Che cacchio è? Esistono società governate dalle donne? Perché ve lo spiega un maschio bianco etero con la barba? Tutto questo e molto altro ai Discorsoni, lo show che finge di supportare le donne per fare qualche views in più. Sigla! Se c'è una cosa che piace tanto a noi maschietti, è la sorca. No, Mattia, questa è la puntata speciale per la festa della donna. Non puoi fare battute sessiste in questo episodio. Ah, quindi non posso neanche fare ironia spicciola paragonando il mio pene ad oggetti di forma fallica? No, Mattia, non questa volta. Allora mi sa che questo non serve. Un saluto da Mattia! Con il termine matriarcato indichiamo una qualunque organizzazione familiare o sociale in cui il potere è detenuto dalle donne. Aia! Ancora a fare sti video sei? Aia! Fine a lavorare! Ma io voglio fare l'influencer! Muovi il culo! È un termine nato in aperta contrapposizione al concetto di patriarcato in seguito ad alcune teorie che affermavano che nell'antichità, in un periodo imprecisato, ci fosse una società guidata da donne. Teorie mai pienamente confermate, ma molto interessanti. Vi lasciamo un estratto in descrizione. Perché già, abbiamo una descrizione che ogni volta compiliamo con tanto amore. Il mito più famoso è senza dubbio quello delle Amazzoni, un popolo di guerriere che accoglieva gli uomini solo in condizione di schiavi, uccidevano i figli maschi e tagliavano via una tetta alle femmine per farle tirare meglio con l'arco. Oppure abbiamo le Lemnie, che puzzavano come i miei calzini dopo un'ora di calcetto e per questo erano state tradite dai loro mariti, che quindi avevano proceduto a sgozzare per vendetta prendendo il controllo della propria isola. Insomma, miti tranquilli e per niente misogini. Sebbene non ci siano prove di grandi società matriarcali in epoca moderna, eh sì, lo so che ci sono, le vediamo dopo, non cominciate subito a segnalare il video ed insultarmi. Anzi, potreste mettere mi piace e condividerlo. O magari iscrivervi anche al canale. Dicevo, sebbene le principali società contemporanee sono prettamente patriarcali, abbiamo in passato degli esempi di come le donne potessero trovare abitabile anche un habitat differente dalla propria cucina. Ti sento! Ma no, amore, ma dicevo così per Ah! Aspetta! Che ormai ho paura. Troppo piano. Parliamo ad esempio della più antica statua mai ritrovata rappresentante una figura umana, la famosa Venere di Fels, o come piace chiamarla a me, la cicciona con le zinnone. Un pendaglio risalente 35.000 anni fa che ci fa riscoprire un concetto semplice ma potentissimo. Dio era una femmina e somigliava a Nicki Minaj. Molte veneri sono state ritrovate negli anni, segno che nella società paleolitica la donna dovesse essere importante almeno quanto l'uomo. Anche nel neolitico poi abbiamo nuovi ritrovamenti di statuine e di simboli volti a celebrare la fertilità femminile, insediamenti megalitici con corpi sacerdotali femminili e sepolture che non indicavano alcuna differenza sociale tra i defunti maschi e i defunti femmine. Da lì in poi, ecco, le cose non è che siano andate sempre benissimo per le donne, con i maschietti che hanno sempre provato a spadroneggiare a colpi di minchia. Interessante è però vedere come anche in altre società prettamente maschiliste, perché erano maschiliste, non lasciatevi ingannare da quello che vi dirò, la donna avesse dei diritti che poi ha faticato millenni per poter riconquistare. Ad esempio, nella società babilonese, il marito poteva divorziare in caso la moglie non gli desse figli, ma doveva pagarla e lei poteva risposarsi senza alcun problema. Tra gli etruschi, le donne partecipavano ai banchetti e potevano occuparsi degli affari pubblici. Ok, forse questo al giorno d'oggi è una roba abbastanza normale, ma per i greci guarda che era uno scandalo della Madonna. La società romana era un'altra società in cui la donna aveva parità morale, sociale e giuridica con l'uomo. Proprio qui si formarono persino le prime associazioni di donne con manifestazioni femministe per l'abrogazione della Lex Oppia, che vietava alle donne di indossare gioielli, vestirsi con colori sgargianti e girare in carrozza. Le proteste raggiunsero lo scopo e Catone il censore sentenziò: «Quando le donne arrivano a essere uguali a noi, ci sono già superiori».
anche questo non suona benissimo, però vi assicuro che all'epoca era tipo: oh, l'hai detto, frate! Ma allora vabbè, che ci stiamo a dire, dai, una società matriarcale è semplicemente impossibile. Bella Orridi, alla prossima, e no! E invece no. Cominciamo dall'India e facciamo la conoscenza della tribù Khasi, dove, sebbene ci siano stati dei cambiamenti recenti, abbiamo un primo vero esempio di matriarcato oggi. Infatti, qui è la donna a dare il cognome e quando un uomo si sposa deve andare a vivere nella famiglia della moglie, dove l'ultimo genita è sempre l'erede universale, custode del lignaggio della famiglia e delle proprietà. Sti Khasi! Devo proprio cambiare autore. In Cina abbiamo invece il popolo Moso, in cui il capo della famiglia è donna e la proprietà si trasmette per via femminile. Potremmo definire i Moso una società senza mariti, difatti i bambini sono allevati esclusivamente dal clan della madre e il rapporto con l'uomo è prevalentemente legato a delle visite notturne dell'uomo alla donna. Cioè, l'uomo è tipo un orsetto lavatore che si intrufola di notte per rubare il cibo ai gatti. Cambiamo continente e andiamo in America, precisamente in Messico, dove incontriamo la società Yucatán, la stessa che ispirò Frida Kahlo nel modo di vestire. Qui abbiamo una forte differenziazione sociale tra uomini e donne, ma, al contrario di quanto avviene in Occidente, solitamente è la donna a svolgere il ruolo di amministratrice dei beni, con gli uomini che fanno lavori umili e consegnano i loro prodotti e i loro salari alle donne. E loro muti! Zitti a pescare le triglie! Se parliamo poi di clan che seguono una discendenza matrilineare, ovvero con la trasmissione di eredità e di informazioni familiari per vie femminili, abbiamo numerosi casi che ci completano il giro per i vari continenti, come i trobriandesi in Oceania o gli Akan e i Bribri in Africa. Ci soffermiamo per ultimi sui Minang Kabau di Sumatra, il popolo matrilineare più grande al mondo, con 4 milioni di persone. Qui le donne governano il regno domestico, mentre gli uomini prendono i ruoli di leadership politica e spirituale. Ad esempio, il capo del clan è uomo, ma le donne lo selezionano e possono rimuoverlo d'ufficio nel caso pensino che fallisca nei propri doveri. I loro valori sono incentrati sulla cura e sui bisogni della comunità, anziché sui principi patriarcali di potere dettato dall'alto. Insomma, tra i Minang Kabau o tra le altre tribù, comunque pare che ci sia un controllo matrilineare, ma che comunque ci sia qualcuno che comandi, quindi il matriarcato è possibile. Ma perché allora comandano sempre i maschi? Al giorno d'oggi è innegabile. Viviamo in società patriarcali in cui per un uomo è molto più semplice arrivare al potere. Fortunatamente per noi! Scusate, un attimo di... Scusate. Il predominio maschile è tuttavia una questione antica, iniziata 12.000 anni fa con la stanzialità dell'uomo, in cui divenne prioritario difendersi e cominciarono a contare questi. Mi sa che i 2 mesi di palestra di 5 anni fa non sono serviti a molto. Ma non è solo un discorso di stazza e di aggressività, eh? Pare che conti molto anche la capacità di fare squadra e nelle società antiche si sia avuto la tendenza alla residenza patrilocale, ovvero la tendenza a stanziarsi nella città del marito, che nel tempo ha condotto alla creazione di clan e forti cooperazioni tra i maschi che si conoscevano da più generazioni, fenomeno non riscontrato nelle società che abbiamo discusso prima. Che la cooperazione sia fondamentale ce lo confermano anche le società dei primati, che sono principalmente patriarcali, tranne in un caso molto particolare, quella dei bonobo, una società dominata dalle femmine nonostante abbiano una stazza inferiore rispetto ai maschi e quindi meno forza fisica, eppure riescono a imporsi perché cooperano e creano alleanze meglio dei maschi. E lo fanno con quella roba lì. Avete capito, no? Con quella... con quella robina. Va che roba! Basta!
Una spiegazione più psicologica e meno pratica ce la dà l'antropologa François Héritier. Gli uomini hanno convinto le donne che il loro unico scopo fosse di ricevere il seme. La subalternità quindi non è naturale, ma culturale. Anziché vedere le donne come coloro le quali creano la vita, il dono della vita è stato visto come conferito dall'uomo, con la donna che diventa solo un mero recipiente. Su via, che paroloni! Per me non siete solo un recipiente, siete molto di più. Siete un robot da cucina! Mattia! Insomma, grossi, solidali e stronzi. Ma abbiamo anche dei difetti. Grossi, solidali e stronzi. Sembra proprio che se comandassero le donne avremmo una società nettamente migliore. O no? Cominciamo a dare un primo sguardo alla cosa con il cosiddetto paradosso nordico, che non c'entra niente col fatto che la polenta faccia schifo ma continuiamo a mangiarla qua al nord. Raga, è il momento di guardare in faccia la realtà. Fa schifo. Il cannolo è meglio. Secondo tutti i maggiori studi, i paesi che nel mondo rispettano maggiormente l'uguaglianza di genere sono quelli nord europei. Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, Danimarca. Che ci sia una correlazione rispetto del prossimo figa. Questi paesi sono però, paradossalmente, anche quelli in cui si registrano più casi di violenza domestica di maschi verso le femmine. Sono state fatte parecchie ipotesi al riguardo, la più recente delle quali riguarda il fatto che, mentre le abitudini legate a virilità e mascolinità vengono manifestate in modo vistoso nei paesi macisti come quelli latini, nei paesi nordici queste siano state via via soppresse mano a mano che le donne hanno acquisito sicurezza e forza. La violenza sarebbe dunque vendicativa, il risultato di una reazione alla libertà conquistata dalle donne. Dunque, un primo dato che ci portiamo a casa è che non si tratta solo di un discorso di opportunità, ma è proprio un fatto culturale fortemente radicato nell'essere umano. Ma abbandoniamo per un attimo i paesi delle patate e dei ghiaccioli e torniamo tra le pizze. Un recente sondaggio italiano ha indagato la propensione ad alcune affermazioni tra le donne e tra gli uomini, rivelando come gli stereotipi di genere in realtà in Italia siano ben radicati anche tra le donne. Spesso persino più che tra gli uomini. Ad esempio, le donne sono più convinte degli uomini che le donne possono provocare la violenza con il loro modo di vestire. Oppure, in 12 regioni italiane su 20, le donne sono più convinte degli uomini che i maschi siano meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche. Ancora, ultimo esempio, in 10 regioni su 20, più donne sono convinte che dovendo scegliere tra un uomo e una donna per un unico posto di lavoro, sia meglio scegliere l'uomo. Ma allora ci chiediamo, se persino le donne sono convinte di queste cose, che sono sicuramente sbagliate? Credo. Ma te mi confermi che sono sbagliate? Sì. Sì, a casa possiamo confermarvi che sono sbagliate. Se anche loro sono convinte di queste cose, siamo convinti che basti cambiare il gioco e non occorra invece cambiare i giocatori? Margaret Thatcher diceva che a parità di condizioni una donna si mostra sempre superiore a un uomo. La stessa Thatcher che poi però nel corso del proprio governo ha lasciato morire di fame i ribelli nordirlandesi nelle carceri, gestito col pugno di ferro una guerra distante migliaia di chilometri e praticamente inutile, e licenziato migliaia di carbonari inglesi senza pietà. Ma anche se pensiamo ad altre donne al potere di recente, tipo che ne so, la Merkel, Theresa May, Lady Mugabe, dittatrice in Zimbabwe col marito, cioè non è che una volta al potere le donne si siano comportate in modo molto differente rispetto alle loro controparti maschili, cioè, insomma, come dice la donna più odiata ingiustamente del mondo, Laura Boldrini, le donne sono migliori perché è colpa degli uomini.
Potere e patriarcato negli anni hanno preso a combaciare, quindi ci illudiamo che sostituendo il secondo, il primo possa risultare più raffinato o edulcorato, ma il potere non ha sesso. È proprio quello il problema, cioè cambiando la persona al potere il risultato non cambia, perché il contesto poi è sempre quello e alla fine siamo uguali. Il problema non è solamente che il maschio prevarica la femmina, è proprio la prevaricazione il problema. E dunque chiudiamo il video col nostro pensiero sulla faccenda. Non è con un sistema gerarchico che si superano i conflitti e si raggiunge la parità. La parità e l'uguaglianza si raggiungerà solamente con un netto cambio culturale, che smetterà di farci identificare come uomini o come donne, ci farà capire che siamo tutti uguali. Nel momento stesso in cui ad un colloquio di lavoro il sesso risulterà essere solamente una caratteristica che colora un po' la persona, come il colore dei capelli o la taglia delle scarpe, lì ci sarà la vera uguaglianza. Votatemi signori, per un futuro migliore. Condividete e iscrivetevi al canale. Bella Orridi, abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, ma soprattutto fateci sapere la vostra, è un argomento molto interessante da dibattere. Condividete il video, iscrivetevi al canale e se volete un riassuntone di tutto quello che abbiamo visto, vai col riassuntone! Con il termine matriarcato indichiamo una qualunque organizzazione familiare o sociale in cui il potere è detenuto dalle donne. Tipo in casa mia, dove mia madre è nota come il Führer dei fornelli. Nel mondo ancora oggi esistono società matriarcali. Non si tratta solo di miti. E pensate che non comandano usando padelle da lancio o pantofole a spargimento. Il patriarcato in Occidente ha preso potere 12.000 anni fa per ragioni di difesa, di cooperazione maschile e di aggressività, con gli uomini che progressivamente hanno schiacciato e tolto i diritti alle donne. Ma ehi, abbiamo anche dei difetti! Tuttavia non basta mettere una donna al potere per migliorare le cose, perché semplicemente si comporterà come adatto al contesto in cui è immersa. Serve un cambio culturale da entrambe le parti per un mondo più uguale in cui maschio e femmina siano solo due aggettivi, o verbi o soggetti. Mannaggia, non mi ricordo la grammatica.